Durante l'intervento di oggi andrò a parlare del restyling fatto sull'area di sosta Chef Express all'altezza di Novara ad opera appunto di System Costruzioni, che è l'azienda che rappresento. Questo sarà sarà il primo di una serie di interventi che la società Chef Express del gruppo Cremonini ha iniziato sulle proprie aree di sosta autostradali. Infatti sono già state completate altre 5 aree e ce ne saranno circa un'altra ventina in programma nei prossimi mesi. In cosa consiste l'intervento di System Costruzioni? Noi siamo praticamente andati a rifare tutta la pelle esterna del fabbricato dell'autogrill. Allora, va detto questo prima, il progetto di questo intervento di restyling è a cura dell'architetto Massimo Iosaghini di Bologna, il quale ha dovuto coniugare insieme una serie di esigenze, appunto quella di ridare una nuova veste estetica esterna al fabbricato, quella di migliorare l'efficienza energetica dell'involucro, conservare tutte quelle che sono le strutture in calcestruzzo esistenti e dare anche un nuovo concetto di area di sosta, un nuovo layout di distribuzione interna, superando un po' quello che è il retaggio classico dell'autogrill. Appunto, System Costruzioni ha progettato, realizzato e posto in opera una serie di pannellature costituite da doghe verticali in legno di microlamellare di abete, sostenute e ancorate alla sottostruttura esistente in calcestruzzo tramite dei tubolari in acciaio. In più, intervallati davanti alle vetrate delle zone ristoranti, sono state poste delle doghe presso piegate in acciaio. L'intervento è stato importante, anche molto complicato, perché parliamo di un intervento fatto su un autogrill a ponte, sull'autostrada A4, che è un'autostrada molto trafficata, è la Milano-Torino. E avevamo il vincolo di mantenere attiva la circolazione stradale e anche la fruizione degli spazi, della ristorazione. 30 giorni di cantiere, notte e giorno, siamo riusciti nell'impresa e adesso partiranno altre aree Chef Express.